grandissimo successo. Mangiata la sigletta. Allora, un grandissimo successo, Medea, regia Giancarlo Sepe, con Alberto Di Staso ed Ed Valente. Si presenta al Teatro Quirino sino all'8 febbraio, è in scena appunto in questo teatro con un successo incredibile. Protagonista ne è la straordinaria Mariangela Melato. Eccola qua. Uè. Ma che bella! Grazie. Brava e bella, vedo dei ragazzi che dicono un brava con degli occhi veramente pieni di entusiasmo e ammirazione. Mariangela, parliamo subito di questa Medea. Sì. Ti vedo un po' dimagrita. Sì, sto facendo una cura, una dieta dimagrante senza nessuno sforzo se non quello di lavorare la sera, ma è un personaggio che mi costa abbastanza fatica proprio fisica, come stress, tu conosci emozioni. Bene. Sì, sì, sì. Ecco, quando hai finito di recitare? Ogni sera, ogni pomeriggio? Sì. Adesso hai la pomeridiana. Oggi è la pomeridiana. Ecco. Quanto ti dura ancora questa tensione? Perché non finisce subito con la chiusura del sipario? No, non finisce subito, mi ci vuole un po' di tempo che io impiego bevendo, mangiando, ridendo, scherzando, rilassandomi. Certo, è una carica di grande tensione che io accumulo, come quelli che fanno questi nostri lavori sanno benissimo, che accumulo tutte le sere. Però talmente ripagata, anzi colgo l'occasione, veramente vorrei ringraziare il pubblico che ci sta seguendo, che ci ha seguito, che spero ci seguirà, perché posso dire una cosa che mi inorgoglisce molto e che io penso davvero, quindi la voglio dire. Insomma, molti avevano visto questa mia scelta con grande terrore, con molto scetticismo, con molto cinismo forse anche. Tutti mi ripetevano che il pubblico a teatro vuole divertirsi e non vuole pensare. Io ringrazio il pubblico che ha dimostrato a me e al teatro che invece si vuole ancora emozionare e vuole pensare, quindi grazie al pubblico, tutto, grazie. Bellissima dichiarazione, perché credo che un artista una delle soddisfazioni più grandi sia quella di avere ragione. Sì, tant'è vero, sì, che sì. Medea ti è stata proposta varie volte da molto tempo, sì. E adesso ti sei decisa, quindi hai detto io mi prendo questa responsabilità. Sì, non mi sentivo pronta prima, devo dire la verità, forse non lo sono neanche adesso, ma insomma quello che sta succedendo mi dà ragione e forse ho fatto bene anche ad aspettare. Credo che le cose si debbano fare dai momenti giusti nella propria vita, nella propria carriera. Poi mica sempre azzecco, questa volta ho azzeccato. Perché sei molto soddisfatta. Vediamo cosa succede. Senti una cosa, tu sei attrice brillante con grande successo, attrice drammatica con grande successo, film comici, film drammatici, insomma. Tu dici, quando uno è polivalente che deve fare? Ma tu grazie, hai, ti ringrazio. Tu hai una delle due cose, diciamo così, che ti appartiene di più e ti affatica di meno? No. Devo dire che poi tu me lo insegni, perché non è vero che poi quando si fanno le cose, diciamo così, tra parentesi leggere, o quando si balla e si canta non si fa fatica. Si fa tantissima fatica, vero? Quindi in realtà persone come noi, forse mi permetto di coinvolgerti, danno sempre abbastanza al massimo in quello che fanno. Quindi e per questo non mi sento di dire preferisco fare questo, preferisco lavorare. Una cosa è certa, che preferisci cambiare. Assolutamente, così, sì. Eccola qua, guardiamo anche dal punto di vista del look, diciamo, sì, così, insomma, sì. Una volta capello biondo. Mi annoio di me stessa e allora sono la prima bello. Persona, sì, mi annoio. Ti annoi di te stessa. Mi annoio, mi alzo al mattino e dico, ma è sempre quella. Cambiamo. È vero. E allora cambio. Senti, e allora cambi. Sentimentalmente tu sei una donna che non me l'aspettavo, No, guarda, non è una domanda. Se ti disturba non te la faccio. Non io tanto non rispondo. Appunto, voglio dire, mica che sei una che non si sa difendere. No, certo. Volevo dire una cosa. Sì.
Tu non ti sei mai sposata? No, non mi hanno mai chiesto in moglie veramente. Che bugiarda. È la verità, no, ma proprio quello di dire mi vuoi sposare. Ma tu hai fatto di tutto perché non ti chiedessero in moglie. Sì, forse però, sì, però intanto nessuno me l'ha chiesto. Insomma, provare per credere, perché il primo che me lo chiede, sì, e non ti prego sul tempo. Stai attenta che questa è una dichiarazione pericolosissima. E quindi, insomma, il matrimonio, il marito, tu non senti la mancanza? No, non sento la mancanza, ma sai, è un po' come le cose che non si hanno e che uno dice, non sento la mancanza, e chi se ne frega, poi va a vedere com'è la verità, ma insomma, no, certo, io credo che nella vita si fanno tutto sommato le cose che si vogliono fare, se non ho voluto sposarmi perché sotto sotto non lo volevo così veramente. E poi vediamo, magari mi sposo domani, magari... Sì, va bene, visto che tanto ogni mattina ti alzi, poi è diverso e cambi, quindi ti puoi alzare anche in due un giorno, dici, vogliamo sposarci. No, qualche volta mi alzo in due, adesso non voglio dire. Mi capita! Senti, e se una mattina... L'importante è che qualche volta non ti alzi in tre. No. Comunque Mariangela, mi vuoi sposare? Battuta. Guarda, mia moglie è d'accordo. Allora sì. E mia moglie è già felice. In tre. Vabbè, allora sì. Ci vediamo dopo. Dopo combiniamo i preliminari, le storie, va bene. Ammazzerò anche tua moglie. Lui dice l'importante è che non ti alzi in tre. Ma forse è un tuo desiderio che un giorno ti alzi in tre, ma io non parlo di altra moglie, parlo di un bebè, hai capito? Perché noi... Ma insomma, ti rispondo un po' con fatica, adesso il personaggio che sto facendo sono addirittura una che le ammazza i bebè, quindi insomma sono un po', se devo badare la mia retorica di attrice, che quindi sto facendo Medea, sono un pochettino Medea, non voglio avere bambini fra i piedi, vabbè, perché li decapito, non se ne fanno di più. Però... No, sto scherzando, invece perché no? Amo molti bambini e credo che insomma la maternità sia importantissima per le donne. Vabbè, chissà che un giorno o l'altro non si dia una bella... E nel cambiare può essere che succeda anche questo. Certo. Sì. Senti, un'altra domanda ti vorrei fare. C'è un proverbio o un qualcosa che i tuoi genitori ti dicevano da piccola e che ancora oggi ti trovi... ne hai fatto tesoro? No, ne ho fatto tesoro, scusa se ti interrompo, po' al contrario, perché era una cosa che mi diceva sempre mia madre, che diceva chi cambia la strada vecchia per la nuova sa quel che perde ma non sa quello che trova. Siccome io voglio trovare sempre cose nuove, continua a cambiarla e a perderla la strada vecchia. E tua madre? E mia madre non approva. No, che cosa ama di più tua madre di te? Ama di più, non le do molte soddisfazioni perché... Ma non sono mai contente le mamme? No, mia madre è molto contenta ma è molto in pena per me. Ad esempio io oggi so che mi sta guardando e dice perché si tagliate i capelli in quel modo? Dice come magra, non mangia, mangia poco, si affatica troppo, dovrebbe prendere la vita più facilmente, più semplicemente. Poi... Forse certo ultimamente in teatro non le ho dato soddisfazioni perché esco vestita come una povera miserabile. A lei vorrebbe vederti elegante come stasera sempre. Sì, ma insomma sono aspirazioni di tutte le madri, quindi ciao mamma, non ti preoccupare, l'anno prossimo una regina. Una vera regina. Senti, ti ricordi quando nella tua vita hai guadagnato i primi soldini? Sì. Quando? E lavoravo, facevo la vetrinista rinascente, non ero ancora attrice e avevo 16 anni e mi ricordo che pensando che lo stipendio mi spettasse di diritto l'ho speso immediatamente tutto, invece dovevo portarlo anche in casa e i miei si erano anche un po', ma come, dove sono i soldi che hai preso? Ah, li ho spesi, sono miei, li ho spesi. In che cosa non te lo ricordi? Vestiti? Ero una ragazzina con aspirazione alla cultura, quindi io l'ho speso in libri d'arte perché volevo fare la pittrice, adesso non voglio più parlare di me, basta. No, insomma, siamo che di me non si può. No, basta. Non vorrei scendere troppo nel privato, quindi basta. No, va bene, però voglio dire, quando o chi ti ha scoperta come attrice? Ma devo dire molti. Molti, ogni tanto ne scoprono uno nuovo che mi ha scoperto. No, uno, la prima volta, uno che ti ha dato la chance di salire su un palcoscenico o di fare un film. Credo proprio Fantasio Piccoli, che mi scritturò vedendomi un saggio dell'Accademia della Sperani e disse, ti faccio fare un personaggio. Oh, in realtà era un personaggio, dicevo, poso là e uscivo, fine della parte.
Però insomma, è stato lui il primo a farmi dire poso là. Insomma, quindi, una chance te l'ha sì, data. Sì, sì, me l'ha Torniamo data. A Medea. Sì. Medea è una donna che, anzi io ti pregherei, fra un attimo, di raccontarci la storia. Non come... è facile. No, lo so, ecco, subito lo sguardo no, della Grinch. Lo so, ma in parole tue, sì. Tanto voglio dire, ti vedranno molti a teatro, ma per chi non ha la possibilità certo. di raggiungerci, mi pare un omaggio giusto, chi certo. abita magari in un piccolo paese che non può venire a vederti a teatro. E prima di questo ti vorrei chiedere, Medea è una donna che ha una crisi profonda, fra le altre, anche di solitudine. Sì. Mariangela Melato, che cosa ne pensa di questo stato? La senti, non la senti? Sì, certo, insomma, sono una donna normale, a parte i capelli. Quindi, no. No, credo che la solitudine sia purtroppo una condizione umana, non tanto femminile, ma forse un pochettino più femminile che maschile. E credo che tutti noi dobbiamo un pochettino sopportarla. Certo, la solitudine che si riesce ad ottenere per scelta può essere anche molto bella e molto affascinante. Quella che invece ci capita tra capo e collo è un pochettino più dura. Secondo te noi donne abbiamo anche un attimo di solitudine profondo nei confronti degli anni che passano? Anche. E gli uomini sono molto violenti, no? Quando non hai sì. più 20 anni, di questa sì. via sì. fuori. Sì. Guarda, e sarebbe bello che la rivoluzione della donna che da 40 sì. 15 sì. rispetto per l'età sì. non ridicola. Un ma... pochettino sta cambiando questa cosa. Sì, ma parliamone così. Però insomma, c'è indubbiamente una donna più paura di invecchiare che un maschietto, perché il maschietto più invecchia, è abituato, più dicono è meglio, più affascinante. Meglio, le donne sono più vecchie, loro più affascinanti, non si capisce perché, ma c'è questa cosa. Come non è vero? È abbastanza vero. Adesso non si parla di noi due che siamo giovanissimi. Beh, due bambine. Ma insomma, le signore. No, è vero, è vero. Insomma, è meglio che noi infondiamo coraggio a noi stesse prima. Ma io ne ho molto coraggio. Io veramente qualche volta, sempre al mattino, quando dico, ma chi è questa? Qualche volta dico, ma chi è questa ragazzetta? Che... Così giovanile, no, così fresca. Una bimba. Una bimba. Sì. Allora, adesso invece ritorniamo a Medea, sì. perché poi tu devi lasciarci, perché è appunto lo spettacolo fra poche ore. Pochissimo. E Medea, com'è la Medea di Mariangela Melato? È difficile spiegare, è difficile forse anche spiegare la storia, perché è una storia semplice. In realtà Medea, credo che si possa dire, è una storia d'amore, una grandissima storia d'amore, una storia di tradimenti, di solitudine, e di, anche se la parola è grossa, di emarginazione. È la storia della figlia di un re, barbaro, nata in Colchide, che ha la sventura di innamorarsi di Giasone. Giasone è un eroe, un guerriero, che però ha bisogno dell'aiuto di Medea. E lei, per aiutare Giasone a conquistare il vello d'oro, per cui lui avrà salva la vita, si dedica con passione, con amore, con quella cosa che forse noi tutti cerchiamo ma oggi non è più possibile avere, si dedica con una grande e totale passione a questo uomo, e per lui lascia la famiglia, la patria, il padre, addirittura arriva ad uccidere un fratello per aiutare Giasone in questa impresa. E la storia inizia quando questa coppia, che nel frattempo ha avuto due figli, la nostra storia, insomma la nostra tragedia, arrivano a Colchide, e purtroppo questo Giasone, che è in realtà, a differenza di Medea, è un calcolatore, una persona piccola, arriva non solo a tradire Medea, ma a sposare la figlia del re di Creonte, re proprio di Colchide. Quindi questa povera Medea, che certo non ha un buon carattere, ma insomma è una donna forte, una donna molto intelligente e molto consapevole, cosa abbastanza insolita per le donne di allora, che vivevano in uno schiacciato, insomma non si parlava certo di femminismo allora, però Medea era una donna molto, quasi un intellettuale, si trova improvvisamente a essere emarginata in un paese straniero che la tratta come una diversa, come un'estranea, sola, abbandonata, con due figli, costretta addirittura a esiliare anche da quella terra, ad andare via senza sapere dove, senza rifugio, senza aiuto, e con soprattutto questo grande carico d'amore tradito, di passione tradita, che la opprime. E siccome è una donna anche violenta,
decide di distruggere tutto quello che incontra sulla strada, quindi ammazza la figlia del re, il re, e come gesto estremo che si ritorcerà poi su se stessa, decide addirittura di troncare, come sembrava, il cordone ombelicale che la lega a questo uomo che ormai detesta, facendosi del male, tagliandosi anche lei stessa ogni possibilità di vita, e uccide addirittura i propri figli. E in questa uccisione, tutto sommato, riesce in un modo molto misterioso a ridiventare se stessa, ad avere la sua essenza di persona umana. Non so se lo racconterà bene. Grazie. Bellissima signora, come si chiama tua mamma? La mia mamma si chiama Lina. Signora Lina, guardi che meraviglia. Non la guardi in Medea, ma guardi com'è elegante. Grazie. Deve essere orgogliosa di questa figlia. Ciao, grazie. Auguri e a presto. Grazie, ciao. Mariangela Bellato, ciao, grazie.